greco è chiamato sintomi. So Iago gives the rest and the vision, you know, the things you can see, regret when you wake up in the next day or in the next moment. Qui Oieko dà questa, questa visione di poter vedere ciò che una persona può creare nel giorno dopo quando si sveglierà. So the things you can see in the dark are the worry. E le cose che si riesce a vedere nell'oscurità sono i worry. And so the moon, the stars, your ideas that appear are worrying. Qui la luna, le stelle, le idee che vengono in mente, questo è il worry. Which has a feeling of expanding space. Si ha proprio questa sensazione di spazio in espansione. OD is the opposite to a worry, the contraction of identity. E OD invece è il contrario di worry, è la contrazione. The wisdom of the earth, the roots of the trees fighting for survival under the ground. Who shall be the tallest tree? It shall be me. La saggezza proprio della della terra, le radici degli alberi che sono si contorcono e si stringono sotto la terra. Quale sarà l'albero più grande? Sarò io l'albero più grande. And those four together are the four of the creation of the head. E questi quattro insieme formano la creazione della testa. Ori. Quello che viene chiamato Ori. So Ori is, you could say is your head if your head was conscious. E Ori si potrebbe dire che è la vostra testa se questa fosse consapevole. Or it's your higher self, which may also be here. Oppure il sé superiore che potrebbe trovarsi qui. Yes, so those four are the creation at that level. E questi quattro, e questi quattro insieme formano la creazione a questo livello. So anything come to mind on those four? We'll cover many other times through the day, of course. Sì, ovviamente durante la giornata ripasseremo, si riparlerà di questi quattro. Ci sono delle idee che vi vengono in mente su questo. Io ho una domanda. All'inizio hai detto che questi 16 archetipi di base da tantissimi secoli hanno una stretta relazione con le lettere dell'alfabeto ebraico. Vorrei sapere se sono in ordine, cioè se Obe corrisponde. Alphabet. I wonder is it in order as well? Se Obe è Aleph, Oieko è Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eccetera. O se sono sparsi. Or if it's not, it's random. Perché mi sembra che al 9 tu abbia detto che corrisponde a Gmail. No, there's five letters are witnesses. Cinque lettere sono testimoni. And one letter is the end. So there is 16 of the letters, not 16 in a row. Sì, perché 16 delle lettere, non 16 di fila. È possibile avere lo specchietto di comparazione delle lettere ebraiche con Well, I have to email it. Sì, dovrò spedire una mail con questi paragoni. Yeah, that's not so important. No, I have to email it. Sì, non è così importante, lo posso poi inviare per mail. But there was a little opposition when Moshe or Moses married a black wife. Sì, c'è stato un po' di resistenza quando Moshe oppure Mosè ha scelto di sposare una donna nera. And her father was named Oshetara. E il suo padre veniva chiamato Oshetoa. Which
is the Odu of Eshu. Che è l'Odu di Eshu? There's many comparisons going back thousands of years. Sì, ci sono molti paragoni che vanno indietro di migliaia di anni. Eshu is a divinity which many Christians regard as the devil. Sì, Eshu è una divinità che molti cristiani si riferiscono con il nome di diavolo. And Eshu is also how you say the word Jesus in Aramaic, the original Christian language. Eshu è anche il nome come veniva chiamato Gesù nella lingua aramaica originale. Now that this J for Gesù is an invention of the last 200 years. Sì, questo J di Gesù è proprio un'invenzione degli ultimi 2000 anni. Degli ultimi 200 anni. In the music of Handel, it's Gesù. Sì, J-E-S-U, with a soft J. Nella musica di Handel è Gesù, cioè questa J è molto soffice. So it's basically the same. The Christian devil and the Christian savior is basically the same word. Sì, praticamente il salvatore cristiano come il diavolo cristiano sono le stesse parole. And everything else in the human mind is equally paradoxical. E tutto il resto che si trova nella mente umana comunque è ugualmente paradossale. This is one of, you take any other example you want and there'll be the same paradox in human experience. Sì, potete prendere qualsiasi altro esempio nella che volete nella esperienza umana che ci sarà comunque sempre questo paradosso. Eshu non è un Eshu is the messenger in the Nigerian shamanism. Nel sciamanesimo nigeriano, Eshu è un messaggero. If I have a board later, I can draw the spelling, but it's E-X-U in Portuguese, or E-S with a dot under it, U. In portoghese, poi se c'è una lavagna, lo scrivo, è E-X-U, come dicono i brasiliani, oppure E ESHU, but in Yoruba they put an S with a dot under it. Same as Slovenian CH. Sono anche una S con un punto sotto, come in sloveno c'è il CH. But that's the messenger, it's the between everything and everything. Eshu is a messenger between all things and all other things. Sì, cioè un messaggero fra tutte le cose, tratta con tutti e tutte le cose. Like say the Oshe Tura. Come Oshe Tura. There's Oshe on the outside and Tura on the inside. Oshe all'infuori e Tura dentro. That's the Duo of Eshu, which is the name of the il nome del Sogro di Moshe è Moshe Torah. Che è proprio che è l'Odu di Eshu e il nome del suocero di Mosè, Moshe Torah. In Hebrew writings to this day. Sì, in ebraico, anche oggi viene chiamato così. Okay, so this basic pattern you'll see in all shamanic systems. E questo schema di base che vedrete su tutti i tipi di sciamanesimo. Like this pattern of a balanced four, it's in the mandalas of Tibetan Buddhism and it's in the seasons of the Native Americans. Come questo gruppo di quattro che c'è anche nel fra i monaci del Tibet, il buddismo del tibetano, come seasons in the Native American. È come le stagioni degli indiani nativi d'America.